iniziato un nuovo corso a Mociano quando tutto veramente sembrava perso a un certo punto, però ci sono adesso nuovi soci, c'è una squadra che può ben figurare nel girone B di promozione. Partiamo intanto da un'estate caldissima, non solo da un punto di vista meteo, perché vi siete ritrovati e avete iniziato questo nuovo corso. Guardi, abbiamo cominciato questa avventura quando siamo stati consapevoli che probabilmente, considerando che la vecchia società era stanca per diverse ragioni, abbiamo visto il rischio che il calcio potesse terminare nella nostra cittadina, cosa che non potevamo tollerare, e quindi un gruppo di amici che fondamentalmente siamo quelli degli anni della Serie D ci siamo chiesti se volevamo assumerci questa responsabilità. Ho riscontrato subito che questo entusiasmo era visibile, e quindi senza pensarci molto e con grande determinazione ci siamo buttati in questa avventura. In poco tempo, e come dicevo in altra intervista, siamo poi riusciti a mettere su un buon organico di prima squadra ed anche un settore giovanile con scuola calcio, campionato giovanissimi, allievi e quindi juniores, che credo, come tutti possono immaginare, hanno e questo settore ha una valenza non soltanto sportiva ma anche sociale. Il girone B di promozione sembra, secondo gli addetti ai lavori, il girone più attrezzato, quello con squadre migliori rispetto agli altri due raggruppamenti. Che ruolo vuole recitare il Mociano? Guardi, il nostro ruolo deve essere un ruolo importante. Naturalmente non siamo soliti fare annunci preventivi.